il 21 aprile 2022, presso il Teatro Argentina a Roma, si è tenuta la prima conferenza nazionale sulla questione medica, indetta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, insieme alle sigle sindacali. Ad ascoltare e a rispondere alle istanze dei medici c'erano il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome Massimiliano Fedriga. Voglio farvi ascoltare uno stralcio dell'intervento del Ministro della Salute per poi analizzarlo assieme. Dura poco più di 3 minuti, ma penso che possiate resistere tutti. Considerate che io mi sono sorbito tutti i 44 minuti del discorso. Perché credo che siamo ad un momento cruciale della storia del nostro Servizio Sanitario Nazionale? Perché si incrociano due fatti che sono oggettivamente senza precedenti. Il primo, veniamo da 2 anni di pandemia. Qui poi mi dovete consentire di fare la parte ancora una volta del Ministro della Salute, perché la pandemia non è conclusa. Noi siamo usciti dallo stato d'emergenza, siamo sicuramente in una fase molto diversa da quella del passato, ma come sapete voi meglio di ogni altro, e a me capita di parlare ogni tanto con qualcuno di voi e me lo segnalate spesso, il virus non è scomparso. Il numero dei contagi è ancora un numero significativo, ci sono persone che sono a casa, ahimè, perché in isolamento, oggi abbiamo oltre 1 milione di persone nel nostro paese, 1.200.000 che hanno il Covid, alcuni, molto meno di prima, grazie ai vaccini, finiscono ancora in ospedale, sono nelle nostre terapie intensive, purtroppo persone perdono la vita. E qualcuno dice, ma sono meno di prima, ok. Bene, è importante, ma ancora ci sono. E per me ogni volta che una persona perde la vita, una sola perde la vita, c'è ancora un pezzo di lavoro da fare. E quindi penso che insieme a voi dobbiamo continuare a dire con forza che non bisogna abbassare la guardia, che bisogna avere cautela, che bisogna avere prudenza, che bisogna insistere con la campagna di vaccinazione che è stata l'arma fondamentale. Guardate cosa avviene in queste ore, in altri paesi del mondo. Mi riferisco in modo particolare ad alcuni importanti paesi dell'Asia, dove con meno vaccini o con vaccini diversi, anche dinanzi a questa variante, stanno pagando un prezzo terrificante. Milioni di persone in lockdown. Ho visto un'immagine che pensavamo fosse di altri tempi, che veniva dalla Cina, con una piscina svuotata d'acqua, caro Massimiliano, e al posto dell'acqua e delle persone che nuotano c'erano lettini messi uno a fianco all'altro. E allora io dico, noi siamo in un'altra fase, in un altro tempo di lotta al Covid, ma ancora la voce del Ministro della Salute sarà una voce che anche se in alcuni momenti mi sembra essere controcorrente, è la voce di chi chiede ancora attenzione e cautela e so di avere a fianco a me anche il sentimento diffuso del mondo medico e del personale sanitario che sanno che sa fino in fondo di cosa si tratta. Comincerei col commentare questa frase. Il virus non è scomparso. Il numero dei contagi è ancora un numero significativo, ci sono persone che sono a casa, ahimè, perché in isolamento, oggi abbiamo oltre 1 milione di persone nel nostro paese, 1.200.000 che hanno il Covid, alcuni, molto meno di prima, grazie ai vaccini, finiscono ancora in ospedale, sono nelle nostre terapie intensive, che bisogna insistere con la campagna di vaccinazione che è stata l'arma fondamentale. Leggiamo assieme alcune parti dell'ultimo report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità. Covid-19, sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale. Aggiornamento nazionale
del 20 aprile 2022 alle ore 12. Data pubblicazione 22 aprile 2022, cioè ieri. Vi metto il link in descrizione così potete leggerlo tutto da soli. Guardiamo ora queste tabelle molto interessanti. Tabella 4A, popolazione italiana di età maggiore o uguale a 12 anni e numero di casi di 19 segnalati per stato bazzinale e classe d'età. Vedete? Popolazione la divide tra no buzz e poi i buzz divisi tra chi ha fatto una dote, chi ne ha fatte due, chi ne ha fatte tre, eccetera. Intanto scopriamo che i no buzz al 2 aprile 2022 erano 6.941.649. Andiamo sotto. Qua abbiamo i casi positivi. Tra i no buzz ci sono stati dal 18 marzo 2022 al 17 aprile 2022 313.256 casi. I casi dei buzz vengono divisi sempre tra chi ha una dote, chi ne ha due, chi ne ha tre. La somma è 1.587.461, ovvero 5 volte il dato dei no buzz. Ora immagino cosa diranno i buzz. Mimar, sei proprio un ignorante, ma li leggi i numeri? I buzz sono 38.411.969. I no buzz 6.941.649. È normale che si ammalino di più i buzz. Allora vi faccio questo esempio. Voi acquistate una macchina nuova, andate in strada, ostacolo all'improvviso, frenate di scatto con tutta la forza che avete, il pedale si spezza e fate un incidente. Ah, ma tu hai premuto il pedale troppo forte e quindi si è spezzato. Nein, il pedale non si deve spezzare. Se tu hai fatto il bazzino, non ti devi ammalare, altrimenti cosa l'hai fatto a fare? Andiamo avanti. Sopra abbiamo le ospedalizzazioni, ma guardiamo le terapie intensive. Tra il 4 marzo 2022 e il 3 aprile 2022 sono finiti in terapia intensiva 247 no buzz. Invece tra i buzz quanti? 746. Il triplo. Ehi Mimar, ma tu sei un ignorante. Abbiamo 38 milioni di bazzinati contro circa 7 di non bazzinati. È normale che finiscano di più in terapia intensiva. Ah sì? Allora vi faccio questo esempio. Andate dal dentista per fare un ponte in bocca. Quindi un lunghissimo lavoro, una parcella alta. Poi andate a casa e al primo boccone, zac, il ponte si rompe. Ah, ma tu hai masticato troppo forte, devi masticare piano. No! Se io faccio il ponte è per mangiare e per masticare, quindi non si deve rompere. Ma andiamo avanti con la nostra tabellina. Questa è la 4C e ci indica coloro che hanno lasciato il corpo. Bene, tra il 25 febbraio 2022 e il 27 marzo 2022 tra i non bazzinati sono andati via in 758, mentre tra i bazzinati 2.272, anche questa volta il triplo. Mimar, ma tu sei un ignorante, ma è normale, con 38 milioni di bazzinati e 7 milioni di non bazzinati è normale. Ah sì? Allora ti faccio questo esempio. Hanno appena montato l'altalena al parco giochi. Bambino, papà, papà, mi porti? Certo. Quindi sull'altalena il papà lo spinge. Dai papà, più forte, più forte! Il papà lo spinge forte, l'altalena si stacca e il bambino cade a terra. Ma lei signora ha spinto troppo forte! Nein! L'altalena non si deve rompere! Quindi il bazzino deve fare la sua funzione. Non dovresti andare al creatore. Sentiamo quest'altra frase, pronunciata dal nostro ministro.
Guardate cosa avviene in queste ore, in altri paesi del mondo. Mi riferisco in modo particolare ad alcuni importanti paesi dell'Asia, dove con meno vaccini o con vaccini diversi, anche dinanzi a questa variante, stanno pagando un prezzo terrificante. Premetto che io mi informo sui social e non seguo la scienza, però è molto semplice, basta digitare su Google ciò che ti interessa e viene subito. Io non è che vado in siti strani, vado nel deep web, no no, su Google ho messo Bazzinati Italia. Guardate cosa è venuto fuori. Mappa delle bazzinazioni. Due giorni fa, quindi vuol dire al 21 aprile 2022, in Italia l'80,4% della popolazione aveva completato la bazzinazione. Perfetto. E quant'erano in Cina? Io mi aspetto un numero inferiore. Vediamo. Stessa ricerca, non è difficile. Anche qua la mappa delle bazzinazioni due giorni fa, però aggiornata al 18 aprile, quindi tre giorni prima. E quanti erano quelli con bazzinazione completa? L'88,3%, che mi sembra un numero superiore rispetto a 80. Va bene. Mimar, ma tu hai ascoltato cosa ha detto il ministro? Ha detto meno bazzini oppure bazzini diversi. Ok, in Cina avranno usato un bazzino diverso. Però, scusate, la Cina è una superpotenza. Tecnologicamente noi la vediamo col binocolo. E poi, se vi ricordate, quando noi eravamo in braghe di tela a febbraio-marzo 2020, vennero dei medici dalla Cina per aiutarci. E quindi ora volete farmi credere che il bazzino che usano loro sia peggiore rispetto ai nostri? Concludo facendovi riascoltare la parte più scioccante, che non commento. Guardate cosa avviene in queste ore, in altri paesi del mondo. Mi riferisco in modo particolare ad alcuni importanti paesi dell'Asia, dove con meno vaccini o con vaccini diversi, anche dinanzi a questa variante, stanno pagando un prezzo terrificante. Milioni di persone in lockdown. Ho visto un'immagine che pensavamo fosse di altri tempi, che veniva dalla Cina, con una piscina svuotata d'acqua, caro Massimiliano, e al posto dell'acqua e delle persone che nuotano c'erano lettini messi uno a fianco all'altro. E allora io dico, noi siamo in un'altra fase, in un altro tempo di lotta al Covid, ma ancora la voce del Ministro della Salute sarà una voce che, anche se in alcuni momenti mi sembra essere controcorrente, è la voce di chi chiede ancora attenzione e cautela, e so di avere a fianco a me anche il sentimento diffuso del mondo medico e del personale sanitario che sanno, che sa fino in fondo di cosa si tratta. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.